Amiche, amici, buongiorno, benvenuti a un'altra intervista musicofila. Con questi ospiti, con questa signora, con questa ragazza, arriviamo in una fase in cui praticamente non li devo più presentare, perché nonostante la giovane età, oramai è celeberrima, è una direttrice, anzi, come vuole lei, un direttore d'orchestra, uno dei più giovani direttori d'orchestra donna al mondo, una delle più famose, e abbiamo con noi il piacere e l'onore di avere Beatrice Venezzi. Ciao Beatrice! Ciao, ciao, grazie di questo invito. E grazie a te per essere venuta. Senti Beatrice, da dove ci chiami? Io sono a Lugano in questo momento, ho passato qua la quarantena, ma in realtà mi sono trasferita qua già da qualche tempo e quindi insomma sono ancora qua. Ho visto che adesso hai cominciato a muoverti, hai già molti progetti sulla brace, diciamo. Sì, per fortuna devo dire, nonostante il periodo drammatico, anche perché insomma ha significato cancellare la stragrande maggioranza, se non la totalità dei concerti, i più fortunati sono riusciti a riprogrammare, ecco, diciamo così. Per esempio io avevo un concerto in Giappone piuttosto importante, è stato rimandato ad agosto prossimo, non di quest'anno, è proprio del 2021, quindi insomma si parla di riprogrammazioni, non nel breve termine, ecco. Ad ogni modo sì, sta ripartendo lentamente tutto, io ho già delle cose, il primo concerto sarà a Milano il 20 di giugno alla Palazzina Liberty con l'Orchestra Milano Classica, dal momento che dal 15 si può finalmente ricominciare, insomma ci sembrava doveroso dare il nostro piccolo contributo alla prima occasione possibile. Dopodiché ci saranno un paio di concerti per me in Croazia sia a luglio che ad agosto nell'ambito di Rijeka, Fiume, città della capitale della cultura europea di quest'anno, così come lo era Parma, poi qualche altra piccola cosa che ancora non vi posso dire e poi si spera da settembre di ricominciare con l'attività normale, più o meno normale o normalizzata, ecco. Fantastico, allora siamo in fermento e cominciamo con la vera intervista, come dico sempre, non che questa già non fosse una sorta di preambolo, cominciamo, come forse tu non sai Beatrice, ma oramai le nostre ascoltatrici e i nostri ascoltatori sanno, noi qui cominciamo sempre con un aforisma da cui partire poi con l'intervista. L'aforisma che ti propongo oggi, che ti dedico oggi, è del padre forse di tutti i direttori e di tutte le direttrici d'orchestra del mondo, che altro non è che Arturo Toscanini, il quale tra le tante cose disse: è preferibile che un direttore d'orchestra abbia uno spartito nella testa piuttosto che la testa nello spartito. E allora da qui cominciamo facendo la domanda d'obbligo d'entrée che chiedo a tutti, e quindi anche tu non ti puoi sottrarre, chiedendoti appunto come ti sei avvicinata al mondo della musica e soprattutto quando hai capito che quella sarebbe stata la tua strada. Allora, partiamo da questo. Io non vengo da una famiglia di musicisti, quindi non era un family business in alcun modo. Mi sono avvicinata alla musica quasi per caso, passando prima dalla danza, dal movimento, dal ritmo e quant'altro, e poi sono arrivata al pianoforte perché c'era una signora che dava delle lezioni di pianoforte appunto nella mia scuola elementare, ed è semplicemente così che ho iniziato, quasi per caso. Poi l'amore per la musica, come dire, è stato confermato, è diventato sempre più forte, non posso dire altrettanto del pianoforte, nel senso che sentivo che mi mancava qualcosa finché fosse diventasse una modalità di espressione per me totalmente libera, e questa poi l'ho trovata soltanto con la direzione d'orchestra, paradossalmente, perché in realtà c'è molta più pressione nel dover dirigere un insieme di decine e decine di persone, e c'è anche molta più responsabilità nel farlo piuttosto che nel suonare un singolo strumento, però insomma tant'è. Quindi ho poi studiato composizione e poi appunto direzione d'orchestra. Adesso ti faccio una domanda così che mi viene quasi spontanea. Se tu dovessi andare su un'isola deserta e avessi la possibilità di prendere tre spartiti, uno pianistico, uno operistico e uno sinfonico, ti do un po' di tempo per pensarci, che cosa porteresti e perché? Ravel, Gedeau, per pianoforte appunto, perché era uno dei miei cavalli di battaglia in realtà. Quel tipo di scrittura pianistica mi piaceva ed era molto, come dire, la trovavo molto, piuttosto naturale per me, insomma, quindi era uno appunto, ripeto, i miei cavalli di battaglia. Poi uno sinfonico,
vado tutti sui cavalli di battaglia a questo punto. Un brano di Respighi che ha segnato un mio debutto molto importante in Giappone qualche tempo fa, e che sono le feste romane, tra l'altro della trilogia romana il mio preferito in assoluto. E poi operistico, non posso che citarti Puccini, per ragioni di comune humus culturale, di radici comuni, ma anche e soprattutto perché Puccini è stata quella figura ispiratrice che mi ha guidato durante tutto il mio percorso fino a questo momento, e per questo ti direi la Madama Butterfly, proprio perché è stata la primissima opera con cui io ho iniziato a lavorare praticamente come maestro collaboratore e assistente alla direzione d'orchestra. Ma senti Beatrice, se tu avessi la possibilità di prendere un caffè con Puccini, cosa vorresti chiedergli? Tra le tante cose immagino che tu gli voglia chiedere. Mille, perché poi ho letto le sue lettere, l'epistolario fittissimo che teneva, insomma, quindi avrei mille curiosità. Però una su tutte riguarda sicuramente il finale di Turandot, perché non mi spiego certe scelte che poi furono fatte dal Fanon per completare appunto l'opera, anche avendo, lo dico anche alla luce degli schizzi che ho visto, andai al Fondo Ricordi, mi ricordo qualche tempo fa, per vedere alla Biblioteca Breidense, per vedere gli schizzi appunto di Puccini, quello che lui si immaginava appunto per il finale dell'opera, che hanno ben poco a che fare in realtà con il materiale poi utilizzato da Alfano, e quindi ecco, vorrei chiedergli che cosa si immaginava, che cosa gli ronzava per la testa, come si immaginava se ci dovesse essere un altro atto magari, no, per spiegare questo cambiamento, quindi un tempo più lungo, più dilatato per spiegare questo cambiamento così radicale del personaggio di Turandot, oppure se lo immaginava più legato ad un elemento magico, per esempio. Ecco, avrei molte curiosità al riguardo. Sì, diciamo che ce lo chiediamo un po' tutti cosa aveva in mente Puccini riguardo al finale appunto di quell'opera, però purtroppo non lo sapremo mai. Allora, senti Beatrice, adesso abbiamo parlato un po' dei compositori a te cari, in particolare abbiamo citato Puccini, che è nato a Lucca, come anche te del resto, e volevo chiederti in particolare quali sono invece i direttori del passato che ammiri di più, e se c'è qualche figura in particolare a cui ti sei ispirata o a cui ti ispiri ancora oggi. Guarda, per me le due figure di riferimento nella direzione d'orchestra sono, da un lato, Leonard Bernstein, perché per il modo di fare musica, per la generosità con cui ha trasmesso e tramandato alle giovani generazioni, per il suo impegno assoluto nel divulgare, nell'intuizione dell'innovazione della televisione, del linguaggio quindi televisivo, no? Quello che poteva portare, il plus che poteva significare appunto nell'opera di divulgazione della musica classica. Ecco, per me tutti questi temi mi legano in maniera fortissima appunto a questa figura, che tra l'altro fu il maestro, il mio primo maestro di direzione d'orchestra, che era Piero Bellugi. Quindi questa attitudine al volersi regalare al prossimo tutta la propria conoscenza, esperienza, nel voler appunto, ripeto, tramandare alle giovani generazioni, la ritrovavo, l'ho percepita in maniera fortissima in Piero Bellugi, e quindi mi posso solo immaginare quello che poteva essere Bernstein. E l'altra figura è Carlos Kleiber, proprio per la gestualità, per l'eleganza del gesto, per questa leggerezza che si intravede appunto nella sua gestione dell'orchestra, nel suo fare musica, una leggerezza che spesso ci dimentichiamo, leggerezza che non è superficialità assolutamente, parlo di quella dimensione giocosa che spesso ci dimentichiamo una volta che entriamo dentro l'accademia, che facciamo musica come un qualcosa, come un'attività museale, con tutto il rispetto per i musei, però è una cosa diversa. La musica è un'arte viva, un'arte che vive attraverso di noi, non è chiusa in una teca e cristallizzata, ecco. Questo è quello che io penso, quantomeno, e che ritrovo nel modo, nella modalità di fare musica appunto anche di Carlos Kreitler. Certo, musica
musica come materia viva, come materia pulsante. Senti Beatrice, una cosa che io mi sono chiesto spesso e che immagino anche le nostre ascoltatrici e i nostri ascoltatori si saranno domandati in modo molto frequente, non è tanto come cosa vuol dire dirigere, ma più che altro la cosa che mi ha sempre interessato è come si studia uno spartito nuovo. Quindi metti che tu domani venga contattata e debba preparare un progetto di conduzione, di direzione, appunto, che ne so, per la stagione prossima, e ti si pone dinanzi uno spartito inedito. Quindi tu, penso, lo compri, vai lì e inizi a studiarlo. Come ti approcci ad uno spartito nuovo? Beh, tanto per cominciare lo si suona al pianoforte, cioè si ha la partitura di tutta l'orchestra, quindi dallo strumento più acuto a quello più grave, in ordine verticale, quindi dal top della pagina fino al fondo della pagina, e quindi si ha una lettura verticale perché è una somma di strumenti, per l'appunto, una somma di linee, e anche allo stesso tempo una lettura orizzontale perché significa lo scorrere diacronico del tempo sostanzialmente, no? Quindi ci si mette al pianoforte, si prova a fare una sorta di riduzione, diciamo così, di quella che è la partitura per pianoforte, e con questo ci si fa una prima idea della partitura, per l'appunto. Dopodiché si va in profondità e lì è un grandissimo lavoro di immaginazione, ed è tutto quello che ti porta all'interpretazione, a formare, a forgiare una tua interpretazione. A me piace informarmi rispetto al periodo storico, all'estetica, al dato biografico del compositore, insomma tutti quegli elementi che possono in una certa misura confluire come informazioni utili per interpretare quella data partitura. Poi ovviamente per quello che riguarda la partitura stessa cerco di introiettare tutte le singole parti, i singoli strumenti, e dopodiché tutte queste informazioni che sedimentano, dopo che le ho introiettate, sedimentano in me, e poi dopo un po' di tempo ritorno sulla stessa partitura e a quel punto mi sono chiare, come in una sorta di epifania, diciamo così, mi sono chiari determinati intenti musicali del compositore, o almeno credo che mi siano chiari, insomma, sono chiare alla mia interpretazione, ecco. A quel punto, ripeto, c'è un grandissimo lavoro di immaginazione, a pensare per esempio il rapporto di peso del suono tra una sezione e l'altra, quindi il balance tra una sezione e l'altra a livello di qualità sonora. Poi su una partitura tu vedrai scritto piano, forte, lento, veloce, ma ovviamente sono tutte delle cose estremamente relative, perché il piano che intendo io è un piano diverso da quello che puoi intendere tu, proprio per una questione di sensibilità personale. Il ritmo più lento, più veloce, non solo dipende dalla sensibilità personale, ma anche da quel momento preciso in cui esegui il brano. Certo. Se hai un ritmo, un battito cardiaco molto più veloce del solito, come dire, è tutto proporzionato, ecco, anche a un dato puramente fisiologico. Quindi, ecco, tutte queste informazioni poi vanno a formare la mia interpretazione. Senti Beatrice, ovviamente tu hai il grande vantaggio di essere stata e di essere insomma anche pianista, in modo che appunto puoi usare questa tua skill, se così possiamo dire, anche nella direzione d'orchestra. Generalmente si pensa, credo anche in maniera erronea, che il direttore d'orchestra debba saper suonare tutti gli strumenti, quando invece credo che sia così, ovvero che il direttore deve sapere le potenzialità di ogni strumento. E la domanda che ti volevo fare è se esistono dei direttori d'orchestra che praticamente non abbiano uno strumento proprio di formazione, quindi dei direttori che sono nati, diciamo così, senza strumento alla base. Che io sappia, no, credo che comunque sia fondamentale avere un minimo di dimestichezza con uno strumento, con il fare musica come persona singola. Poi siano direttori d'orchestra veramente provenienti dal mondo degli strumenti a fiato, degli strumenti ad arco, dei timpani, del pianoforte come me. Il pianoforte è utile specialmente per chi si approccia al repertorio operistico, perché specialmente se si è fatto quel tipo di lavoro che si chiama appunto il maestro collaboratore, che è colui che accompagna i cantanti, che respira insieme ai cantanti, quindi si impara ad accompagnare, a respirare insieme, e questo è poi un vantaggio anche nel momento in cui ci si trova
trova appunto a dirigere anche cantanti e il repertorio operistico. Parliamo adesso un po' della direzione d'orchestra in sé. Una cosa che mi sono chiesto spesso è che cosa provi un direttore d'orchestra sul podio, nello specifico. Lo sappiamo, noi musicisti, mentre si fa musica è difficile, a causa della concentrazione, dell'ansia, godere appieno della musica che si fa o che semplicemente anche si dirige, cosa che invece fa il pubblico, che è il fruitore massimo. Tu in particolare, Beatrice, riesci ad emozionarti nonostante il grande impegno? Sì, per me è fondamentale perché è l'unico modo per poi emozionare realmente anche il pubblico, cioè specialmente il direttore d'orchestra è quel punto di contatto tra le energie dell'orchestra e le energie del pubblico, che è a tutti gli effetti anche il terzo attore poi nel concerto. Quindi il fatto che ci sia una partecipazione emotiva da parte di tutti e tre i soggetti poi risulta evidente nell'esecuzione. E chiaramente, come diceva, per fare un'altra citazione, ecco, come diceva Franco Ferrara, bisogna dirigere con testa fredda e cuore caldo, no? Quindi emozionarsi, ma mantenere sempre comunque appunto il proprio, come posso dire, il controllo su tutti i parametri dell'esecuzione. Quindi anche perché bisogna essere pronti in qualsiasi situazione, può succedere di tutto e ci può essere qualsiasi tipo di appunto di problematica che avviene durante il live anche. Quindi può essere un errore di un musicista, può essere un errore del direttore d'orchestra, ma può essere anche banalmente un problema, non lo so, con una penso ad un'opera con una scenografia che è in ritardo sulla chiusura, sull'apertura dei carri o qualsiasi altra cosa. Quindi insomma bisogna sempre rimanere con occhi e orecchie aperte su tutto. Senti Beatrice, un'altra domanda che è classica qui alle interviste musicofile è chiedere all'intervistato o all'intervistata di raccontare un aneddoto o comunque se ha nel bagaglio della propria esperienza un episodio particolare da raccontare, possa essere esso piacevole o spiacevole. Guarda, mi viene in mente una delle situazioni di cui sono stata più fiera in assoluto. Tu sai che io dirigo con abiti femminili, non solo per un vezzo, per il piacere di indossarli, ma anche soprattutto perché ritengo che abbia un valore anche socioculturale, diciamo così, il fatto di dimostrare a tutti gli effetti che una donna non debba nascondere il proprio aspetto femminile, la propria natura femminile soltanto perché occupa una posizione, svolge una mansione che è storicamente maschile. Ecco, allora mi ricordo ero in Georgia, ero a Tbilisi, al Teatro dell'Opera di Tbilisi per una Carmen, e dopo l'esibizione venne da me una signora del pubblico, perché tra l'altro è stata la prima donna a dirigere al Teatro dell'Opera di Tbilisi, e venne a me e mi disse: "You couldn't do anything harder than this, a woman conducting here." E questo è una delle cose di cui vado più fiera in assoluto, perché significa che veramente al di là della mia vicenda personale può avere tutto questo una ricaduta anche più ampia. Beh, fantastico, questo è un signor aneddoto. Ascolta Beatrice, andiamo pian pianino verso la conclusione. Volevo chiederti se dovessi descrivere te stessa, quindi la tua persona, con 5 parole, quali sceglieresti e soprattutto perché? Direi testardaggine. E mi sembra abbastanza evidente, forse non importa che te lo spieghi. Versatilità, sia a livello di repertori, quindi nell'ambito prettamente musicale, sia perché sono una persona a cui piace variare, ecco, quindi al di là del mio lavoro specifico, che è quello del direttore d'orchestra, mi piace cimentarmi anche in altre cose che vanno un po' al di fuori appunto del mio ambito stretto. Infatti ho scritto un libro, insomma non escludo di, non posso anticipare niente, ma non escludo di provare a fare anche altre cose, sempre in qualche misura legate alla musica, alla divulgazione della musica, ma sicuramente anche con linguaggi diversi. In questo senso direi anche un'altra parola, la terza parola, imprenditorialità. Credo che il ruolo del musicista oggi sia molto cambiato, del direttore d'orchestra anche poi nello specifico, e soprattutto per quanto io ami molto chiaramente la tradizione, i teatri all'italiana, il sistema teatro proprio, no? Perché ha un fascino tutto suo particolare, sono assolutamente convinta che sia necessario
anche proporre una modalità di fruizione della musica classica differente. E per fare questo serve una nuova mentalità, no, no, anche nell'imprenditorialità rispetto al sistema musicale. E quindi ecco, questa è un'altra cosa che credo mi descriva. Poi c'è la resilienza, piegarsi ma non rompersi fondamentalmente, perché la mia storia è una storia insomma con una certa visibilità, con una certa, con un certo successo fino a questo momento, ma non sono mancati certo momenti difficili e non mancano mai, perché è come stare sulle montagne russe sempre costantemente, questa è la vita dei musicisti, degli artisti in generale. Quindi ecco, capire come, appunto, come piegarsi ma non rompersi è una caratteristica fondamentale per chi fa questo lavoro e nel mio caso specifico che mi appartiene. E poi misticismo, direi, perché non sono certo io in primis una mistica o quant'altro, però sono assolutamente convinta che ci sia molto di più rispetto alla dimensione che noi viviamo, alla dimensione terrena che noi viviamo, e questo anelito alla trascendenza e al misticismo, oltre ad affascinarmi moltissimo, è un ambito entro cui sto ricercando io stessa. Allora, io avevo in mente un'altra domanda, ma adesso non mi aspettavo assolutamente che introducessi questo discorso. Se puoi e se vuoi, vorrei che ampliassi questo argomento del misticismo e della trascendenza. Guarda, io in questo... Tutto è nato in realtà quando ho iniziato a studiare composizione, perché il mio maestro di composizione, Gaetano Gianni Luporini, era all'interno della società antroposofica. Quindi mi ha introdotto a Steiner e appunto all'antroposofia, ai precetti di antroposofia, in maniera molto light, anche perché ero giovanissima e tutto. Poi sai quelle cose che ti rimangono, che dici no, voglio trovare tempo per approfondire eccetera, però poi preso dal vortice della quotidianità alla fine non riesci mai a farlo, no? Ecco, ho utilizzato al massimo questo periodo del lockdown appunto per approfondire i testi di Steiner, che hanno subito anche molte critiche, in realtà ancora oggi ricevono critiche, però è un approccio che trovo olistico, potremmo dire, rotondo, ecco, che trovo estremamente interessante. Per esempio ho letto le sue conferenze dove dà una sua interpretazione appunto di tutti quelli che sono gli scritti dei filosofi, della filosofia greca e anche del primo cristianesimo, e lo trovo un punto di vista quantomeno complementare ed estremamente interessante. E questa è una cosa. Poi sto approfondendo in questo periodo la figura di Hildegard di Bingen, musicista, teologa, dottore della Chiesa, canonizzata piuttosto recentemente da Benedetto XVI. Quindi ecco, sono questi i personaggi che in questo momento sto approfondendo. Tu sei credente? Sì, però credo appunto, credo anche nello stesso tempo al pensiero critico. Non riesco più di tanto ad accettare dal punto di vista fideistico alcune cose, cioè c'è una sorta di lacerazione in me, no? Romantica, estremamente romantica, per cui da una parte credo in certi precetti e li accetto fideisticamente appunto, ma dall'altra parte il mio pensiero critico mi impone una ricerca legata alla conoscenza, ad una conoscenza più ampia, e che quindi non mi fa fermare esclusivamente a quell'ambito. Guarda, su questo, come del resto su molto altro, io veramente parlerei pomeriggi, ma purtroppo, dato il tempo del format, dobbiamo giungere alla conclusione. Prima di salutarti, sempre rimanendo però con questi temi molto alti, volevo chiederti, dato che ho letto che vorrai avere presto o tardi, comunque vorrai avere una famiglia con dei bambini, volevo chiederti quali sono i valori che vorrai trasmettere a tua figlia o a tuo figlio. Ah, che bella domanda. Allora, prima di tutto il senso di appartenenza, il che significa riconoscere delle radici culturali, un amore per il proprio paese, l'appartenenza ad un nucleo familiare, quindi il valore della famiglia. Questi sono sicuramente il primo cluster di valori, ecco. Poi, quello che sono io, poi appunto quello che mi riguarda, che ritengo valido, quindi il pensiero critico, sicuramente l'importanza del pensiero critico e non l'accettazione acritica di tutto quello che ci viene propinato, la resilienza, ancora una volta,
E poi vorrei soprattutto passargli o passarle questa concezione per cui noi siamo, che è una concezione se vuoi rinascimentale, puramente rinascimentale, che noi siamo altro che un microcosmo di un macrocosmo, quindi tutto quello Come che no? noi siamo collegati in qualche misura al cosmo, appunto, e ad un ordine superiore, il che rientra nel mio misticismo, rientra in tutto quello che ci siamo raccontati prima, ma soprattutto significa anche poi avere, come dire, avere rispetto di questa logica che è molto più ampia di noi. Ecco, questi sono più o meno i valori che sicuramente vorrei passare. E con questa postilla, se vogliamo, panteistica, che è un risultato assolutamente inaspettato, ci salutiamo con Beatrice. Amiche e amici, è stato un piacere e un onore avere qui con noi Beatrice Venezzi. Grazie mille, Beatrice. Grazie a te e alla prossima. Alla prossima. E per quanto riguarda noi, amiche e amici, ovviamente, come sempre, ci vediamo a una delle prossime interviste musicofile. Ci vediamo. Ciao ragazzi e ciao Beatrice. Ciao!